Allora, poi hai dovuto affrontare appunto la malattia di Giacomo, sì. Di questo ne abbiamo parlato, è chiaro, cioè, beh, è scontato quanto possa far arrabbiare una cosa del genere, credo che siano quelle cose che uno pensa possano accadere solo agli altri, poi tocca sì, a te è vero. E dici porca miseria, ma hai pensato anche tu all'inizio perché proprio a me, perché proprio a lui? Allora poi hai dovuto affrontare appunto la malattia di Giacomo, sì. Di questo ne abbiamo parlato, è chiaro, cioè, beh, è scontato quanto possa far arrabbiare una cosa del genere, credo che siano quelle cose che uno pensa possano accadere solo agli altri, poi tocca sì, a te è vero. E dici porca miseria, ma hai pensato anche tu all'inizio perché proprio a me, perché proprio a lui? No, mai, perché a me no e a un altro sì, certo. Cioè per me nessuno. Qual è la cosa che più stare... ti ha fatto arrabbiare di tutto questo percorso di Giacomo? Beh, dei desideri che avevo, cioè di trasferire tutto su di me e tutta la malattia su di me, ho pregato tantissimo per avere insomma quello che aveva lui nel suo corpo, averlo io, ovviamente era fantascienza, non poteva averlo. La madre, però, ti dico che posso capire certo, la rabbia madre, di dire certo. Perché non ce l'ho io sì, e lui no. Esatto, questo la posso capire. Sì, ma anche per me lo prenderei anche per altri bambini che ho visto soffrire e che vedo tuttora soffrire, quello sicuramente dico meglio ad un adulto che a un bambino, in generale per tutti. Quante volte ti sei dovuta nascondere per non farti vedere piangere da tuo figlio? Parecchie, ma ancora adesso lo guardo e piango e mio marito mi fa vai di là. Sì, no, davanti a lui no, mai, però spesso quando lo guardo mi vengono in mente tante cose, anche perché la ripresa alla vita normale è molto lenta, dei segni rimangono certo. E bisogna anche abituarsi. E lui è un bambino. Sì, esatto. Bisogna metabolizzare, è appena passato e ci vuole del tempo, ma mi avevano avvertito che sarebbe stato così. E allora il cazzotto per cosa lo vogliamo dare sulla malattia di Giacomo? Sicuramente ho visto il tumore che Giacomo aveva, l'ho voluto vedere in fotografia. Quando l'ho chiesto all'oncologa, lei mi ha detto: ma sei pazza, mi stai chiedendo di vedere? Io ho detto sì, perché mi manca un pezzo di questo puzzle, cioè ho tutti i personaggi e mi manca il mostro cattivo, voglio vedere che faccia il mostro cattivo. Me lo immaginavo diversamente, era orrendo, però una volta che l'ho visto mi sono data pace. Diamo un cazzotto per il sì, mostro, esatto. Bello forte, vai. Questo era proprio un bel cazzotto. Vabbè, si potrebbe anche dare un altro. Vai, danne quanti ne vuoi, contro il mostro. Bastardo. Se vuoi dire qualche parolaccia al mostro, bastardo, guarda, posso dirlo io? Bastardo, maledetto, ce ne avrei tante più pesanti. Vai, puoi dire tutto quello che vuoi. Tanto abbiamo vinto noi, quindi. Esatto, perfetto.